Ciao ragazzi, aspettate che zoom un po', mi sembra un po' lontano. Bentornati sul canale. Oggi un video un po' diverso dal solito. Parliamo sempre di obiettivi, ma di un obiettivo un po' particolare. Di cosa sto parlando? Sto parlando di Moment Lens. Non so se avete mai sentito Moment Lens. Ah, a proposito, forse l'audio fa un po' schifo perché in questo momento sto registrando solo con il Rode. Perché? Volete la verità? La purissima verità? Non ho avuto voglia di mettermi il lavalier, anche perché sono circa un'ora e mezzo che smatto dentro lo studio per fare quello che avete appena visto nell'intro, ok? Ok, questo che vedete è il setup che ho utilizzato per fare quel pezzettino di video dove sembra che guardo attraverso una fessura. Dice, faccio qualche passo indietro, scusate che sto filmando col Note e senza microfono, quindi l'audio farà schifo, però giusto per darvi un'idea. Ecco qua, aspettate, voilà. Laggiù c'è un faretto e questo fondale che uso di cartone, a volte l'avete visto nei miei video, e poi la macchina fotografica dentro, lo stanzino. Adesso vi faccio vedere quando tolgo il fondale, così vi rendete conto quanto piccolo è. Ecco qua, questo è lo stanzino. Schermo esterno, Fuji X-T3 e mini luce LED per illuminare solo l'obiettivo. Cambia la luce, sposta il pannello, insomma, con sto lavalier che mi penzolava alla fine ho deciso di fare senza. Spero che l'audio non faccia troppo schifo, sono abbastanza vicino perché sto usando il 1024, quindi non ci dovrebbero essere grossissimi problemi. Ok, zoomo di nuovo indietro per spiegarvi cosa... Cioè, sono impazzito? No, non sono impazzito. Cosa sto facendo? Per recensire questa lente, che poi non è proprio una recensione, vi dico cosa ne penso. Sapete che le mie non sono recensioni. Se cercate recensioni ce ne sono di fighissime online, fatte molto meglio delle mie. Le mie sono più... diciamo sentimenti applicati alle cose, ok? Vi dico cosa penso di questa lente. Ho pensato che, visto che è una lente pensata, ideata, progettata per fare ritratti, perché non fare dei ritratti in studio con questa lente e il mio Note 9? Per complicare un po' le cose, vedete alle mie spalle una luce blu e una gialla, ok? Perché oltre a complicarmi la vita da solo nello studio, non ho nessun modello o modella oggi, ogni giorno c'è qualcuno che scatto in questo studio e oggi non c'ho nessuno, ho pensato di aggiungere il livello di difficoltà 2 inserendo queste due luci colorate. Pensavo di sperimentare un po' con la luce colorata. Se seguite il mio account Instagram vedrete che una delle ultime foto, non so se è già uscita quando uscirà questo video, è appunto in studio con un DJ e qualche, insomma, un background nero e un po' di colore dato dalle luci colorate. Visto che in questo periodo vanno di moda, sembrano andare di moda, ho detto voglio sperimentare anch'io. Ma detto questo, vi stavo proprio dicendo che l'app di Moment ci permette prima di tutto di scattare il RAW e poi davvero di gestire in profondità l'esposizione in maniera completa, in maniera profonda, diciamo, quindi sia diaframma che tempo che ISO, in maniera totalmente manuale, ok? Per questo ho pensato di sperimentare un po' in studio, chissà se si adatta a questa situazione o se invece è più pensata, diciamo, e più da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Io devo dire che ce l'ho sempre nello zaino, la uso davvero tanto, anche perché può diventare un bello zoom se applicata alla seconda lente del Note 9, quella che già è un 58 mm, se non mi ricordo male, è un 54, aggiungendo anche la lente Moment, che è un 58 mm, diventa un teleobiettivo vero e proprio. E la cosa bella è che c'è questo sfocato dietro, questa profondità di campo che sembra incredibile avere su un telefono, diversa da quella che si ottiene per esempio via software con l'applicazione Samsung. Molto più bella, molto più vera, molto più continuativa, molto veramente più più gustosa, ecco, direi, questa è la parola giusta. Ma bando alle ciance, vado un po' a divertirmi, io lascio il video acceso così mi vedete impazzire a fare tutto da solo con questa lente Moment. Spengo la luce qua perché è meglio per le foto, quindi non so, forse sarà leggermente buio, insomma accontentatevi, ok? Oggi va così.
Ok ragazzi, che dite? È sufficiente? Vi faccio vedere cosa è venuto fuori? E poi vi spiego anche un piccolo problema. Se voglio usare l'app macchina fotografica, diciamo, di Samsung, per forzare l'utilizzo della lente tele, quindi quella che si usa, quella zoomata per capirsi, devo necessariamente andare su fuoco live, cioè sulla funzione dell'app di Samsung per fare fotografie, che permette appunto di fare il bokeh indietro, di fare lo sfocato via software. Perché utilizzando invece la funzione Pro oppure quella fotografia normale, solamente 2 volte su 10 zoomando l'app utilizza la seconda lente, la maggior parte delle volte utilizza uno zoom digitale, e non riesco a capire perché. Mi sono informato un sacco sui forum eccetera eccetera, non c'è, anche sul web in generale non c'è una spiegazione, diciamo, precisa. Però ecco, molti segnalano questo fatto, che per forzare l'app di Samsung, macchina fotografica di Samsung, alla lente teleobiettivo, dobbiamo per forza utilizzare la funzione fuoco live. Non c'è altro modo, non c'è un modo per scegliere, come nell'iPhone per esempio, quale delle due lenti utilizzare. Samsung, sul Note 9 top di gamma prima dell'S10, sarebbe una gran figata se Samsung ci spiegasse, ci dicesse da qualche parte come si fa a scegliere la lente che invece desideriamo. Comunque, detto questo, ho fatto un po' di foto, come avete visto ci ho messo un sacco di tempo, però devo dire che insomma se la cava bene questa app, questa lente, voglio dire, con l'app di Moment che ci permette di scattare in RAW. Adesso scarico le foto, le post produco e ve le faccio scorrere qui davanti. Vi faccio scorrere anche un po' di foto che ho fatto nei giorni passati, nelle settimane passate, fuori, all'aperto, al chiuso, utilizzando anche la funzione fuoco live, quindi riuscendo ad avere un super teleobiettivo, anche se purtroppo non ho la possibilità di gestire la macchina fotografica manualmente, quindi non ho la possibilità con fuoco live di scegliere l'apertura diaframma eccetera eccetera. Sapete che il Note 9 c'ha un diaframma fisico che può cambiare da 1.4 mi sembra a 2.8, una roba del genere. Non si può scegliere, ok, in fuoco live. Comunque vi faccio vedere le foto. Mi sono accorto che non vi ho spiegato come funziona Moment Lens. Moment Lens, questo piccoletto qua, questa piccoletta qua, una delle lenti che si possono acquistare sul sito di moment.com, per adesso si trovano solo lì, non si trovano su Amazon, non si trovano da nessuna parte, solamente sul loro shop. Io l'ho ordinato e negli Stati Uniti ci vuole circa una settimana, 5-6 giorni lavorativi per averla. Consegna perfetta. Come funziona? Dovete scegliere la vostra lente, che costa, mi sembra intorno ai 79 euro se non mi ricordo male, e poi dovete aggiungere la custodia adatta al vostro telefono. Ci sono di diversi tipi, io l'ho scelta nera perché mi piaceva nera, ma c'è color legno e altri modelli, non mi ricordo, magari vi metto mentre parlo qualche screenshot del sito, del loro shop, dove potete vedere scusate, dove potete vedere le diverse possibilità. Considerate che la custodia, quindi la cover, non la custodia, la cover, ecco la parola giusta, non mi veniva, la comprate una volta sola, dopodiché tutte le lenti che comprerete andranno ad innestarsi sulla cover che avete comprato. Una volta messa la cover al telefono, c'è un sistema a innesto super rapido che funziona così, voilà, è a vite, si svita e si avvita. Ovviamente, per esempio, per il Note 9 ci sono due fotocamere sul telefono, e si può applicare a tutte e due, non so se lo vedete, a tutte e due le fotocamere, ok? Quella centrale e quella appunto teleobiettivo, che come vi ho detto però ha qualche problemuccio. Ecco, magari una cosa che Moment potrebbe migliorare è proprio l'app, che è una figata perché scatta in RAW e ti permette davvero di andare in manuale, l'abbiamo detto, completamente in manuale, funziona davvero davvero molto bene, ma non c'è la possibilità né di, almeno per il Note 9, non è possibile scegliere
il diaframma fisico del telefono e neanche appunto la quale delle fotocamere utilizzare sul mio dispositivo Android, come dicono i nerd. Ok, mi sembra di avervi detto tutto. Ditemi se vi sono piaciute le foto, come sono venute, che ne pensate. A me piacciono, devo dire, parecchio, per essere foto scattate con un cellulare. Mi sembra che facciano la loro porca figura. E vorrei parlarvi nel prossimo video di Lightroom Mobile. Quanti di voi lo usano? Quanti lo usano veramente giornalmente per post-produrre in mobilità? Quanti lo hanno provato e non si sono trovati bene? Quanti invece si sono trovati bene? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, in modo che magari possiamo un attimino interagire e dirvi, così potrò dirvi cosa ne penso io. Presto arriverà anche la recensione del Flash, l'X500. Sinceramente sono stanco di fare recensioni, pensavo di fare qualcosa di un po' più fighetto, qualcosa un po' più per me, un po' meno per voi, con la speranza che poi lo guardate, vabbè, ma comunque. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao!